e benvenuti in un nuovo video di Provo Novità, perché sono uscite centinaia di migliaia di novità ultimamente nel mondo beauty. Ho lo studio letteralmente sotto sopra, non guardiamo, guardiamo dall'altra parte. Quindi ho fatto un po' di unboxing e ho tirato fuori delle cose che sono molto interessanti e tutte insieme le proveremo in questo video. E direi di cominciare, non devo dirvi altro, sapete benissimo come funzionano queste tipologie di video, però sto partendo struccata non perché debba provare nuovi fondotinta o primer eccetera, ma così perché mi piaceva cominciare struccata e fare tutta la base insieme, però molto velocemente perché uso prodotti che già conosco. Come primer vado a mettere Radiant Boost di Kiko, che vi giuro mi piace proprio tanto, è bello luminoso, e poi voglio riprovare quello di Huda, il Blur Gem, questo qua, perché non so se l'ho capito bene, perché online vedo gente che lo adora, ma io non lo capisco. Veramente ha questa texture che, come vedete, tra l'altro è molto opaca, sembra una marmellata, ma opaca. Vado a metterlo nella zona più centrale del viso, perché sì, ok, un pochino opacizza, un pochino blurra, insomma minimizza i pori. Però, boh, non lo so, non mi sembra che faccia miracoli. Comunque, passando al fondotinta, vado a mettere il Nude and Perfect di Debbie, tonalità 1. E come correttore il Beautiful Skin Radiant Concealer di Charlotte Tilbury, che è abbastanza nuovo, l'ho già usicchiato e mi piace, devo dire, lo trovo molto molto bello. Comunque, siamo sopravvissuti al Black Friday, fatemi sapere se avete fatto degli ottimi acquisti. Io, come ogni anno, ne approfitto sempre per fare un po' un upgrade dell'attrezzatura che utilizzo, quindi quest'anno con Basic D, che si occupa anche di fare foto e contenuti per il brand, abbiamo deciso di prendere un flash, quindi abbiamo comprato un flash con tutti gli accessori. E poi, come sempre, io ne approfitto perché io utilizzo questo servizio di Fermo Point, non so se lo conoscete, ma è una cosa che può usare chiunque. Praticamente si acquistano questi ticket e si può prenotare un ticket in un punto di ritiro, e praticamente poi voi fate spedire il pacco in quel punto di ritiro, mettete quell'indirizzo lì e vi arriva il messaggino che vi è arrivato il pacco, voi andate, gli date il ticket e vi danno il pacco. Io, una cosa che ho trovato sempre molto comoda, perché ricevendo ormai siamo credo sui 400 pacchi l'anno, perché appunto io ogni anno al Black Friday, vi stavo dicendo, compro i fermo ticket perché sono scontati del 50%. Normalmente 10 costano 18 euro, invece al Black Friday costano 9 euro, quindi 90 centesimi l'uno al posto di 1,80 euro. Decisamente un buon affare, e quindi mi sono messa lì, ho comprato 500 buoni fermo ticket, però almeno adesso dovrei essere coperta fino al prossimo Black Friday. Spero, perché l'anno scorso ne avevo presi meno e non sono arrivata a Black Friday, quindi li ho dovuti comprare a prezzo pieno, una ventina, ma ce l'ho fatta, quindi sono comunque, mi sento vittoriosa. E adesso passiamo invece a un prodotto nuovo, è una cipria ed è di Charlotte Tilbury, che se c'è qualcosa che fa bene la nostra Charlotte sono proprio le polveri viso, onestamente sono tra le migliori. Già questa cipria è meravigliosa, la Airbrush Flawless Finish. Ma praticamente adesso ho fatto la Airbrush Brightening Flawless Finish, quindi dovrebbe essere, oltre che levigante, minimizzante, bellissima, che rende tutto molto setoso e stupendo come già quella polvere lì, anche illuminante. Ma andiamo subito a provarla così capiamo di che cosa stiamo parlando. Penso sia comunque una cipria, come si dice, traslucida, quindi non so se sia illuminante perché è bianca, non lo so. Ah, no, dei glitter? Non capisco. Aspetta, cambio pennello perché non so se fosse il pennello che aveva tipo delle perlescenze dentro o se è la cipria. Non capisco. È come se ci fosse un illuminante dentro la cipria. Quindi non lo so, in realtà. Forse mi doveva suggerire che avrebbe avuto questa perlescenza, visto che è color madreperla, proprio un po' luminoso anche il packaging. Non lo so, sono un po' confusa, quindi riproveremo. Questo è un video di prime impressioni, quindi
ci sta a non capire subito i prodotti, magari c'è bisogno un attimo più di tempo. Nel frattempo vado un attimo a fare un veloce bronzing con questa palette sempre di Charlotte Tilbury. Non so perché ho deciso che oggi mi trucco solo con Charlotte Tilbury, ma non è un provo best seller, non è un video monobrand, semplicemente è una palette che sto usando abbastanza ultimamente perché, come vi dicevo, adoro le polveri di Charlotte, quindi è per quello che le sto usando così spesso. Però questa cipria mi ha un po' lasciata interdetta. Passando a un prodotto che sono quasi certa che mi lascerà interdetta allo stesso modo, è questo Glow Energy Face Gloss Empowered di Huda Beauty. Perché? Perché all'interno è così. E quindi ci sono un sacco di cose che stanno succedendo in questo momento, in questa cialla. Innanzitutto, allora, è un illuminante, però è un illuminante in crema, glossy. Quindi di quelli che penso non è che si asciughino proprio, rimangono un pochino, cioè proprio dei gloss per viso, che sapete che a me non hanno mai fatto impazzire più di tanto. Mi piacciono gli illuminanti liquidi, ma che poi si asciugano. Quindi vediamo, non lo so, non l'ho mai provato, quindi magari si asciuga, non voglio adesso dire cose che non sono vere. E incapsulati dentro questo gel trasparente ci sono dei pezzi, delle briciole di illuminante che non mi spiego tanto, non è, cioè, per me purtroppo, cioè, mi rendo conto, Huda, se stai guardando questo video, so che starei guardando sicuramente quei sottotitoli, così mi capisci. A me non fa impazzire proprio questa cosa, cioè mi fa un po' senso. Cioè non mi è mai piaciuta le palette di Huda, questa cosa che abbia iniziato a fare questi gel con, non lo so, non è proprio il mio. Però non importa, su Instagram vi ho chiesto, volete vederlo? Già sapendo che ovviamente avreste risposto per la maggior parte sì, ovvio. Quindi oggi lo proviamo. Penso che andrò con le dita, iniziamo con lo swatcharlo e vediamo un po' cosa succede. Allora, è che sembrano pure molto sul fondo queste micro perle, quindi adesso a toccarlo in effetti sembra quasi esclusivamente trasparente. Scusate, ma cerco di scavare un po', però, cioè, adesso è solo... Ah sì, qua mi sono spaccata un dito. Forse non è bello se ve lo faccio con l'altra mano. Ma mi sono spaccata un dito davvero. Stavo spostando un mobile. Vabbè, la dura vita di Basic Gaia. Cioè, vedete che è proprio solo trasparente. Vabbè, andiamo a metterlo, va. E poi giudichiamo. Prima lo mettiamo e poi lo giudichiamo. Così non... cioè, non possiamo giudicare senza metterlo. È sicuramente particolare. È un po' come quando di una persona, per descriverla, si dice che è simpatica, ecco, questo è un prodotto simpatico. Sicuramente non è bello, sicuramente non è pratico, sicuramente non lo so se proprio mi sento di dire sì, non ho mai più senso. Cioè, sì, è che rimane un po' appiccicaticcio. Sicuramente è un bel glow e di tanti prodotti fatti in questo modo, quindi un po' glossati che ho provato, non mi sembra neanche male, cioè ha un bellissimo effetto, però comunque sono appiccicaticcio. E qua io le perline non le ho ancora neanche intaccate, ma perché sono belle in fondo, non voglio scavare con le unghie, quindi non lo so, questo proprio vi giuro mi lascia troppo interdetta, non riesco a capirne troppo il senso. E quindi purtroppo il mio parere è boh, fatene ciò che volete di questo parere inutile. Passiamo agli occhi, invece questa è una cosa che è sempre un po' strana, ma che invece per me promette molto molto bene, ed è la nuova Sticky Colla di Neve Cosmetics. È un primer occhi pensato proprio un po' come, cioè, una colla, tra l'altro è in cialda, cioè ricorda un po' quello di Huda Beauty, perché alla fine se ci pensate più o meno la cosa è la stessa. È una colla proprio, quindi wow, è bella appiccicosetta, che top. Però forse, allora, so che è pensata per glitter, pigmenti, shimmer, in generale per far risaltare un po' di più le pearlescenze, quindi come primer, cioè con gli opachi non mi oso, perché ho paura che sia troppo appiccicoso e che quindi poi sia troppo difficile sfumarli, quindi metto un momento un altro primer, facciamo gli opachi e poi lo usiamo con gli shimmer, secondo me ci sta. Metto quello di Astra, lo Zen Routine. E adesso vi parlo della palette che sono felicissima di farvi vedere. Infatti andrò a truccarmi con
La Magic Eyes di Mom by Carmi MUA, ovvero la mia ama. Carmi, che è il mio migliore amico, è uscito con il suo brand, ha lanciato il suo brand e il suo primo prodotto è stata questa palette, che non è una palette semplice, nel senso così che la vedete dite, beh, una palette. No, è una palette magnetica, perché infatti al suo interno ci sono questi ombretti, che sono quelli già usciti, e, che però... come vedete, a parte che vabbè, ognuno li può disporre come gli pare, io che sono un po' ossessiva compulsiva li ho disposti in questo modo perché mi sembrava più bello, però si possono mettere come si vuole, e poi man mano che usciranno child eccetera si può andare a comporre una palette tutta personalizzata ed è stupenda, io veramente sono molto molto fiera, ho seguito tutto quanto fin dall'inizio, quindi... cioè nel senso che mi ha raccontato fin da subito, cioè praticamente viviamo in simbiosi e quindi ovviamente sapevo già tutto e finalmente appunto è uscita. Su Instagram ho già fatto un look con ovviamente queste cialde che ovviamente erano pensate per me, cioè lui quando le ha pensate avrà detto facciamo delle cialde che sicuramente a Gaia piaceranno, e poi invece non ho usato ancora queste che sono come vedete più calde, è ovvio che io sia andata a usare colori più freddi e rosati che mi stanno meglio, però la sfida di oggi è usare anche questi, adesso non so bene come, non voglio fare un look tutto caldo perché tanto so che non sono i miei colori, non mi sarebbe benissimo, però voglio mischiarli, cioè per esempio questo qua che è l'oro verdino, guardate che meraviglia, bellissimo questo non l'ho ancora usato e sicuramente voglio farlo, adesso ci pensiamo. Allora, cominciamo con l'arancio, perché comunque è un arancione sì, però non troppo carico. Secondo me possiamo anche usarlo come base e poi andiamo a raffreddare un pochino con gli altri colori. Però, cioè, guardate il coraggio che io sto mettendo nel mettere un arancione sui miei occhi, che poi, tipo... quando cercate, non so, come far risaltare gli occhi azzurri, gli occhi blu, ovviamente i colori che stanno meglio sono gli aranciati, perché è il complementare del blu. E quindi io lo so che cioè, i miei occhi in realtà vengono molto esaltati, cioè per dire, guardate che bello, cioè mi sta bene se lo guardi fino a qua. Il problema poi è l'armonia del resto dei colori, ma noi non ci facciamo fermare dall'armocromia. Tra l'altro ha creato degli ombretti veramente, cioè, che si sfumano da soli, cioè li appoggiate sono già sfumati. Quindi vado a prendere Vin Brûlée, che è il colore più scuro, e vado a fare l'angolo esterno. Vi giuro, guardate qua, si è già sfumato. Stupendo. Allora, possiamo dire con grande onestà che è caldo questo look per adesso. Poi, allora, i miei shimmer preferiti sono questi due, Outer Space è stupendo, adesso vi faccio vedere comunque tutti e due swatchati, guardate che meraviglia, sono veramente bellissimi, incredibili, stupendi. Vi faccio anche vedere swatchati sulla mano, guardate che belli, hanno proprio dei riflessi sfaccettati e multicromatici. In realtà Outer Space non è neanche poi così freddo, cioè anzi è abbastanza caldo come base. Vado a prendere la sticky colla e la applico qua, così andiamo a far risaltare al massimo questi shimmer. Io penso che andrò con Outer Space perché è troppo bello. Guardate qua, ma quanto è bello. Vi giuro sembra di avere una colla Prit sulla palpebra. Ci sta il nome sticky colla. È proprio una colla. Mi piace. Cioè comunque non è fastidioso, anzi è anche molto sottile, ma è iper appiccicoso, quindi fanno subito presa gli shimmer. E trovo lì... effettivamente li renda più brillanti. Infatti spesso il problema non sono gli ombretti, magari sono i prodotti al di sotto, cioè magari il correttore troppo secco, troppo settato, oppure un primer non abbastanza appiccicoso per far risaltare gli shimmer al meglio. Quindi quando vedete che uno shimmer non collabora troppo, provate a cambiare il primer al di sotto o a bagnarlo anche con uno spray fissante, vedrete che il risultato sarà bellissimo. Qua mi piace tantissimo. Come ho detto, volevo usare anche l'oro, quindi vado in realtà a metterlo delicatamente al di sopra, cioè vado un po' a mischiare con Outer Space e poi lo metto nell'angolo interno. Wow,
davvero molto belli e particolari anche come accostamento, ma mi piace. Un caldo, ma non troppo caldo. Un caldo che trovo non mi stia male, anzi. Vado velocemente anche qua sotto con Bim Brûlée. Mettiamo un eyelinerino perché sennò, cioè non lo metto ormai quasi più, non so perché, ma ultimamente non lo metto mai. E sto disimparando a metterlo, quindi devo metterlo. Cioè lo faccio come esercizio di stile. E metto quello di Huda, il lifeliner. Siamo alle labbra e mi sono arrivati i nuovi Matte Pleasure di Nabla. Sono in questo pacchettino molto cute. E le tonalità sono queste. Adesso devo capire cosa voglio fare. Voglio andare su nude, scontato, oppure andiamo su un berry coat, un coffee nude, dai, coffee nude, un marrone, però forse questo ci sta meglio. Boh, vado di coffee nude, vediamo se ci sta bene. Posso dire che questo packaging è bellissimo, cioè veramente bellissimo, ma come fanno? Cioè io non so come facciano, è semplicemente, cioè, proprio bello da vedere. Cioè questo è uno di quei prodotti belli da vedere, cioè da non toccare, da lasciare lì in esposizione, un po' come la tassidermia, cioè dovremmo metterli lì imbalsamati. Comunque io vado, ci provo. Wow, a texture incredibile. Ma cosa vi devo dire? Cioè bellissimo. Me l'aspettavo un po' più opaco, cioè se proprio devo trovare un qualcosa che dico me l'aspettavo un pochino più opaco. Però in realtà magari si asciuga anche leggermente, cioè vedete che ha ancora un pochino di lucidità. Però belli, belli, mi sembra molto comodo, comunque non si sente appena messo. E voilà, ve lo faccio vedere anche alla luce della lampada che simula luce naturale perché fuori è grigio e c'è una luce terribile, tra poco va via quel poco che c'è. E detto questo, devo dire che palette e rossetti, cioè bellissimi, bellissimi, proprio mi piace tanto questo look, che è appunto un po' più caldo dei miei soliti, quindi sono felice. Invece, anche la Sticky Colla di Neve mi piace, voglio provarla assolutamente sotto gli shimmer della Liberty, secondo me fa magie. Perché è veramente bello appiccicoso, quindi lì i glitter risalteranno tantissimo, quindi è una cosa che farò prossimamente. E per il resto, bah, non lo so, questo glossy face gloss, boh, che proprio mi fa dire boh, non lo so. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'emoji, un emoji un po' magica, perché tra l'altro forse non l'ho detto, ma Mom significa made of magic, quindi potete commentare con stelline, pianeti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. La mia mamma è uscita, aia, sto dito che mi sono spaccata, vi giuro, male. Lune, quello che vi fa fare, mamma mia.